Radio Radicale, siamo con il segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Lorusso, perché questa mattina si è svolta una manifestazione, si sta svolgendo una manifestazione qui davanti a Montecitorio sulla grave situazione in cui si trova il giornalismo italiano. Allora, che cosa denunciate? Noi abbiamo visto che ci sono situazioni sempre più gravi, continuano a chiudere giornali, come abbiamo visto quest'estate tragicamente la Gazzetta del Mezzogiorno. Tra l'altro credo che lei sia Ho cominciato lì. Allora, le volevo chiedere che cosa chiedete al governo e che cosa pensate di fare. Più che denunciare una situazione che ormai è sotto gli occhi di tutti, ossia un settore che non riceve alcuna forma di attenzione da parte del governo, e stiamo parlando di un settore che svolge un ruolo costituzionalmente importante, perché stiamo parlando della formazione dell'opinione pubblica e della corretta informazione, e noi chiediamo un deciso cambio di passo. Chiediamo l'apertura di un tavolo con il governo perché siano affrontate in maniera compiuta le criticità di questo settore che hanno portato a una crisi che è crisi industriale, ma anche e soprattutto crisi del lavoro. Non si può pensare di mettere le mani sull'Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani, che paga la crisi del mercato del lavoro, senza però affrontare le altre criticità. Quindi noi chiediamo l'apertura di un tavolo fra governo e parti sociali, perché se così non fosse i toni non potranno che alzarsi ulteriormente, perché noi non possiamo assistere inermi a quella che è la morte lenta di una categoria e di un settore. Allora, c'è un problema relativo ai prepensionamenti, ovvero vanno più in pensione giornalisti di quanti ne entrano? Assolutamente sì. Il lavoro, tra l'altro, non scompare. Il lavoro che viene distrutto attraverso i prepensionamenti viene sostituito dal lavoro precario. Questa è un'emergenza democratica, è un'emergenza che riguarda prima ancora che la dignità del lavoro, la dignità delle persone. Allora, voi chiedete, un'ultima cosa, chiedete una convocazione con Moles? Possibilmente col presidente Draghi, perché stiamo parlando di un settore che svolge una funzione fondamentale per la tenuta delle istituzioni democratiche. Quindi se il presidente Draghi, esattamente come ha rivolto l'attenzione ad altri settori industriali di questo paese, trovasse il tempo per rivolgere l'attenzione anche a questo settore, forse si riuscirebbe a incanalare la discussione sui binari giusti. Bene, grazie a Raffaele Lorusso, segretario generale della FNSI. Grazie a Radio Radicale.